Sindaco, da qualche settimana c'è questo problema del crollo agli incurabili che si va ad aggravare sempre di più da quello che si apprende. Oggi c'è un vertice anche col sovrintendente. Lei è preoccupato che si possano perdere tesori come la farmacia? Ma sono molto molto preoccupato, arrabbiato, perché la politica che ha messo in campo negli ultimi anni la Regione Campania di impoverimento della sanità pubblica nel centro storico di Napoli sta producendo effetti catastrofici non solo sui diritti e sulla salute dei cittadini, che è un bene comune, ma anche sul patrimonio artistico, monumentale e culturale, come la Farmacia degli Incurabili, che è un gioiello della nostra città. Quindi ci vuole una grandissima mobilitazione civile, culturale, politica e istituzionale per difendere i tesori della nostra città e contrastare una politica sanitaria completamente fallimentare. Hanno ottenuto poteri speciali, commissariamenti, denari, stanno distruggendo giorno dopo giorno i presidi di salute pubblica della nostra città.